Bella a tutti i lupacchiotti, bentornati sul canale, io sono Lupo, oggi andiamo ad unboxare il mio ultimo acquisto, la base di ricarica per i Sense del PSVR2. Adesso lo andiamo ad aprire e vediamo un attimo come funziona, come sono gli attacchi, insomma, se sono magnetici come le ricariche per il controller o bisogna incastrarli. Comunque adesso andiamo ad aprire e vediamo. Come questa stazione, anche perché non è stato facile trovarla, vanno a ruba, ne arrivano pochissime. E appena l'ho trovata, ho detto mia. Ok. Andiamo ad aprire. Voilà. E beh, ha un bel peso, eh. Ha il suo peso. La scatola. Allora, questo nulla. Anzi, aspetta. Ok, qui soltanto per imballo andiamo al succo e vediamo come si presenta. Non vedo l'ora di montarla perché per caricare adesso i Sense mi servono due cavi. E così faccio molto prima. Cos'è sta roba? Ah, ci sono dei, se si vedono, dei tappini magnetici che vanno messi qua, a quanto pare, nell'ingresso per il cavetto. Ah, interessante sta roba. Questa non la sapevo. Anche perché unboxing di sta roba non ne ho trovata su YouTube. Ma pensa te, questa mia è nuova. Ah, la ricarica. Ah, c'è la pellicola. La ricarica in modo magnetico come caricatore del MacBook, diciamo. Interessante, molto molto interessante, molto comodo. Mettiamolo qua. Poi, ok, al suo alimentatore. Ah, pensavo servisse. Ok, intanto apriamolo, poi le considerazioni. Pensavo servisse il caricatore da 5 volt come la sezione di ricarica per i pad PS5. Invece no, ha la sua spina, quindi ha il suo bel alimentatore. Questo in teoria è una ricarica rapida, quindi si ricaricheranno molto più velocemente rispetto a quando si collegano alla console tramite USB. Qui abbiamo il cavo che va direttamente nella corrente e qui, che è anche bella massiccia. Oh, così a occhio e croce pesa di più del VR. Pesa di più del VR. Wow, che bella! Che stile! Che stile! Veramente bella, bella tosta, eh? Sembra pesare come il VR, non sto scherzando, eh? Sembra più pesante del VR. Togliamo la scatola da qua. Allora, adesso vediamo come si connettono. Questi robini qua. Vabbè, USB-C quindi non ha un senso, basta. Clack. No, vabbè, che figata. Ma quanto mi piacciono queste robe qua a me? Ma quanto mi piace? Ma quanto ci piacciono? Mettiamo. Clack. E mo. Dove? Così. Facciamo. Ho sbagliato sicuramente il senso. Ah, qui c'è lo spazio per il grilletto. Ah, così, tac, non fa nessun clack. Allora, qua alle sedi, dove cavolo è? Qua alle sedi per i grilletti, quindi non si può sbagliare. Si appoggia la parte magnetica. Ok, è dentro. No, vabbè, che spettacolo. Tac, e se lo chiama da solo la base magnetica. Ecco qua. Che spettacolo. Che design, ragazzi, che design. Facilissimo da posizionare, tutto magnetico. Non occupiamo nessuna porta USB della console perché andiamo direttamente
nella corrente per fatti nostri, quindi le porte della console rimangono libere. Che dire, ragazzi, molto bello. Adesso poi andrò a controllare la ricarica e ve lo racconterò in live se è una ricarica veloce effettivamente o meno. Che figata, ragazzi, veramente bello, non me l'aspettavo. Niente, il video finisce qui. Vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a lasciare un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti, Lupo del Tubo.